Ed essendo del segno del toro, quindi io sono molto cocciuto su sta cosa. Quindi adesso ci riproviamo noi. E riproviamoci, vi sì. Rintiniamo, rintintin, diceva qualcuno. Vediamo se riusciamo ad avere con noi al telefono Flaminio. Buonasera. Ciao Flami, come stai? Benissimo, ciao, voi? No, molto bene, molto bene. Adesso ci sentiamo, noi sì. Sentiamo te, tu senti noi e siamo ancora più felici. Dopo una presentazione così meravigliosa, mannaggia. Esatto. Era il bello della diretta, come diceva qualcuno, ai bei tempi, insomma, quando c'erano tanti programmi in diretta, ma noi siamo in diretta, quindi assolutamente, vedete, succedono anche queste cose. Allora, Flaminio, parliamo subito con te di questo tuo libro, ovvero Recensioni teatrali, volume 1, che hai pubblicato autonomamente nel dicembre del 2016. Parlaci un po' di questo progetto, come è nata l'idea, appunto, di raccogliere delle recensioni e pubblicare appunto un libro. Allora, l'idea è nata andando io a teatro spessissimo. Io vado a teatro 4 anche 5 volte a settimana e scrivendo recensioni ogni volta degli spettacoli che vedo, era nata con l'idea di raccogliere quelle più interessanti da diversi punti di vista, che potessero essere più interessanti per il pubblico e quindi per gli spettatori, per decidere un po' quali spettacoli andare a vedere, eventualmente fossero tornati poi la stagione successiva, e un po' però anche è venuto fuori in realtà un aspetto che non mi aspettavo, scusate il gioco di parole, un omaggio poi alla fine è stata una scelta di omaggiare gli addetti ai lavori, perché devo dire che in questi anni di attività io piano piano, lavorando sodo e con grande passione ma anche con grande discrezione, ho trovato intorno a me una grandissima rete di supporto, quindi prima di tutti gli uffici stampa dei teatri, gli uffici stampa delle compagnie e poi in realtà gli artisti stessi, attori, autori, registi. Quindi il primo volume è stato proprio un omaggio al teatro. Io lo scrivo anche nella prefazione, un omaggio al teatro e a chi il teatro lo fa, perché mi sembra bello celebrare una cosa così importante, una cosa così bella, che ci regala tante emozioni, che viene fatta con tanta passione, perché noi da spettatori non ci rendiamo conto del lavoro medi, che c'è dietro, no? Del lavoro che c'è dietro. E io a forza di insomma frequentare questi ambienti ho visto quanto sudore, quanta preparazione, quante corse, quanta fatica, quanti contrattempi, e alla fine lo spettatore giustamente va a teatro, paga un biglietto, si aspetta uno spettacolo finito, però non si rende conto che per arrivare a quello spettacolo finito c'è dietro un grandissimo lavoro, spesso grande sacrificio, e quindi mi sembrava bello rendere omaggio a tutte queste persone e a tutti questi spettacoli. Ne ho scelti solo alcuni, perché se considerate che sono mediamente 4 spettacoli a settimana, fatevi conti quanti potevano essere, per cui avrei fatto un'enciclopedia. Ecco, tu appunto esatto. Infatti ne hai scelti soltanto 80, no? Alla fine, credo, vero? Sì, ecco. Soltanto, è una parolona, però sì. Esatto, sì, perché comunque tu ne hai fatti già più di 300 recensioni, quindi insomma, com'è stato per la precisione, se non sbaglio, 360 erano all'incirca. Erano, perché dipende le statistiche a quando si sono fermate. Perché certo, perché man mano che si va avanti. Esatto. Esatto, no, allora, come l'ho scelti tu probabilmente volevi chiedermi, perché allora l'ho scelti prima di tutto dal punto di vista cronologico, cioè facendolo l'anno scorso non potevo andare troppo indietro nel tempo, perché comunque molte persone non si sarebbero magari ricordati di determinati spettacoli o magari non sarebbero tornati, quindi a parte due o tre cose del 2014 che avevo nel cuore, come Jesus Christ Superstar, ho scelto di raccogliere quelle più interessanti del 2015 e 2006, parte del 2016, perché come detto prima il volume, il libro si chiama Recensioni teatrali volume 1, di modo che io potessi ricominciare per il volume 2 per la stagione 2016-2017. Quindi già ci stai anticipando che ci sarà un volume 2. In realtà il volume già c'è, deve solo andare in stampa. Sto aspettando, essendo le recensioni della stagione 2016-2017 ovviamente ci sono, perché esistono, è già raccolto, è già impaginato, è già tutto fatto. E ci puoi anticipare qualcosa? Qualche recensione che inserirai in questo nuovo volume? In realtà più che
qualcosa, ti posso anticipare che mentre nel primo volume, e di questo devo, io ringrazio sempre, in fondo al primo volume io ho dei contributi di grandissimi artisti di teatro e di musical che hanno voluto lasciarmi un loro pensiero sul teatro e sull'attività del critico. Sono tanti, sono Graziano Piazza, Marco Simeoli, Fabrizio Angelini, Gianfranco Vergoni, Stefania Frate Pietro, Brunella Platania, sono tanti, non li nomino tutti. Diciamo che per questo secondo volume ho puntato ancora più in alto e sono in attesa di tre grandi personaggi che mi devono scrivere tre prefazioni, mi devono no, che hanno acconsentito gentilmente a scrivere. Non li hai minacciati. Prefazioni. Esatto, so. No, se non, non mi fate non la recensione vi faccio, cioè non mi scrivete la prefazione vi faccio una recensione negativissima. Paura, tremano. No, e in realtà però c'è una grande differenza, che mentre il primo volume era un omaggio al teatro e quindi io ho voluto inserire quelle che per me erano più importanti di recensioni, parliamo di teatro, inteso come commedia, musical e prosa. Sì, quindi sì, troviamo, sì. Ho scelto, ho spaziato dalla cosa più leggera a, alla pièce più, più, più diciamo, impegnativa, esatto. Al musical, che poi è una mia grandissima passione. Passione. E quindi ho raccolto le recensioni più, più belle, nel senso più positive. In realtà il secondo volume raccoglierà anche quelle critiche più, bravo! Più critiche, più negative. Ah, ho avuto bravo! Questo coraggio perché e ci poi vuole non pubblicherai coraggio. Più e sarà l'ultimo. No, scherziamo. E poi vabbè, no, qual è il discorso? Che fino a che no, ma è giusto, ma tanto fino a che non trovo un editore o un distributore che mi dà una linea editoriale e fino a che mi li autopubblico, posso scegliere, essendo esatto. padrone di me stesso, che cosa pubblicare e cosa no. Le recensioni ci sono, sono tutte sul mio blog, mi permetto di farmi pubblicità, www.flaminioboni.it, devi là si farlo, trovano tutte. Assolutamente. Quindi non è che sono state scritte apposta per poi essere pubblicate, sono lì, io le ho solo scelte, però diciamo che l'atto di coraggio, insomma, o comunque di onestà intellettuale, che forse è meglio, è quello questa volta di pubblicare anche quelle di spettacoli che sono, si sono presentati con grande ambizioni, con grandi ambizioni, che sono state secondo me deluse, e allora lì andava detto. Giusto. Oh, giusto Flaminio, senti, siccome io sono un pochettino curiosa, ovviamente se non sbaglio tu non sei proprio del mestiere teatrale, cioè nel senso che fai un altro lavoro, quindi, sì, sì, esatto, quindi fai, se non mi sbaglio, lavori in assicurazione da qualche parte? Sì, lavoro nell'informatica applicata all'assicurazione. Benissimo, però io voglio sapere com'è nata proprio la passione, quando hai detto io voglio andare a teatro. Ti ci hanno accompagnato, ti ci hanno spinto contro la tua volontà? No, quello no, accompagniamo no. Diciamo che ci sono due cose fondamentali, due eventi fondamentali. Uno è il fatto che io quando frequentavo il liceo classico avevo il mio gruppetto di amici ed eravamo due ragazzi e due ragazze e noi un sabato al mese almeno andavamo a teatro. Allora c'era il Teatro Valle. Sì, buonanima, ricordiamolo. Esatto. Ed era meraviglioso perché comunque sì. Se tu consideri che a 15 anni ti affacci al ginnasio, quindi studi il latino, studi il greco, conosci un sacco di cose di cui non avevi mai sentito parlare, leggi tantissimi testi bellissimi, difficilissimi, e quindi abbiamo deciso di ci siamo avvicinati tranquillamente, con molta tranquillità, insomma, non è che ci spaventasse, solo che era diventato un impegno fisso, un impegno fisso che andava avanti per tutti i 5 anni del liceo, e da lì comunque alla fine ho coltivato, ovviamente ogni volta io poi cercavo di affiancare all'andare a vedere a teatro anche la lettura dei testi, quindi uno studio cercavo anche sullo spettacolo. Sì, tendenzialmente di solito successivamente, perché magari non c'era tanto tempo prima, però certo. Comunque andare ad approfondire, a vedere, insomma, a capire, per cui poi è normale, quella è l'età in cui si conoscono i classici, certo, no? Sì, leggono Shakespeare, Pirandello, insomma, si leggono i classici, sia per scelta magari che però per indirizzo scolastico. Perché poi io in realtà avevo una avuto al liceo, non so come, ma una passione per la letteratura russa, che insomma obiettivamente è pesantuccia. Un pochettino spassiva. Mi è sempre piaciuta, devo dire. E poi invece l'altra cosa è, per fortuna, che in casa mia si respirava sempre questa
questa voglia di musicalità, e quindi io avevo mia madre che era appassionata di Carinae Giovannini, ecco. E per cui mi ha fatto vedere tutte le commedie di Carinae Giovannini, ma mi ha fatto conoscere tantissimi personaggi, conoscere a livello televisivo, certo, intendo, tantissimi personaggi a noi contemporanei, ma anche precedenti. Quindi io grazie a lei sapevo chi fosse Renato Rasci, chi fossero Renato Rasci, il Vice Valori, e tanti altri, Gino Bramieri, insomma, e quindi tutti i musicarelli, le commedie musicali, per cui mi sono avvicinato anche a questo aspetto. Poi devo dire che proprio il primo spettacolo per me, il musical, che quindi mi ha aperto un po' la passione, è stato Forza Intelligente con Silvio Spaccesi. Ok, sì. Perfetto. E da lì proprio... poi appunto è partita questa tua è partita proprio. Fantastico, e speriamo non si fermi, perché così aspettiamo il secondo volume, quindi magari verrai a presentarcelo proprio qui nei nostri studi. Flaminio, molto ti ringraziamo volentieri. Tantissimo per essere stato con noi. In bocca al lupo. Ringrazio per tutto. Grazie, grazie a te, Flaminio. Viva il lupo e grazie, buon proseguimento. Grazie, un abbraccio. Ciao, ricordiamo, grazie. Flaminio Boni, autore del libro Recensioni Teatrali, volume 1.